Io vorrei però adesso, Gloria, mostrare Silvana Pampanini in questo film che era un suo film celeberrimo, 47, Morto che parla, sì, accanto a Totò, a dirigerla Carlo Ludovico Bragaglia. Però fate molta attenzione alla differenza tra la voce della Pampanini che canta e quella della Pampanini che recita, poi con Gloria vi spiegheremo perché. Le piace il mio figlio? Che non la fa sentire, per me ci vuole di più, di più, di più, ne vuole uno non degno della Pompadour. Bravo, bravo, meraviglioso, formidabile, bravo, 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 bravo. Oh, merci. E smettila di fare la civetta. Ma quanto sei noioso. Ah, noioso? Adesso sono noioso? Io che ti ho raccolto in un tirassegno di periferia. Io che ho comprato perfino l'automobile per farti contenta. Io che ti ho messo sulla strada del successo. Ah, ma il successo? In provincia non so che farmi. Ah, sì? Io che potrei stare a Parigi, a Moulin Rouge, sì, se tu non fossi una pappalessa che mi sta sempre appiccicata addosso. Io pappalessa? Sì. Io pappalessa? Sì, lasciami andare, finiscila. Dove vai adesso? Che Gloria non ci ingannano, no. Spiega un po' al nostro allora, pubblico quella, perché quella voce lì, quella è la voce di Tina Lattanzi, se non mi sbaglio, una doppiata leggendaria doppiatrice italiana che ha doppiato quasi tutte le attrici italiane e straniere. Lei ha la sua voce quando canta, perché ce l'ha bellissima, essendo poi educata dal conservatorio, eccetera. Però evidentemente per parlare la doppiavano, è buffissimo, credo che sia l'unico caso nella storia del cinema, un'attrice che viene doppiata quando parla e non quando canta. Di solito è il contrario, chi non è intonata viene aiutata dalla voce di una vera colpisce cantante. Colpisce davvero quel cambio, esatto, no? Sì, ma sta attenta a non stancarti i piedini. Scusa. Balliamo? Dite a vostra figlia che non mi chiami mammina se non vuole che io la schiaffeggi. Io non capisco perché le è saltato in mente di venire qui. Io sto ai patti. Il marito deve seguire la moglie, scritto nel contratto. Sì? E come mai ve ne siete ricordato soltanto stasera? Perché stasera siete venuta qui e qui non ci dovevate venire. Non avrei dovuto, ma io sono libera di fare quello che mi pare e piace. Tutto, ma questo no. Non avreste dovuto farmi l'affronto di venire a sgavazzare sul tetto del mio palazzo a Vito, in casa di questo sporco Ganimede. Anche la gelosia adesso, vi detesto. Quando ce l'ho, ce l'ho. Quanto sono carini, papà e mamma. Basta! Ecco, andate via. Sì, scusate, commendatore, ma non posso restare. Vi accompagno? No, no, rimanete. Ma spero di vedervi domani per le prove generali. Non so, commendatore. In questo momento sono troppo agitata per sapere che cosa farò domani. Buonasera. Buonasera.